Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di come orientarsi nella scelta dei servomotori da utilizzare nelle macchine industriali. In questa prima parte parleremo dei movimenti semplici. Ogni movimento, di qualsiasi natura esso sia, è creatore. Questo ci ha detto agli inizi del XIX secolo lo scrittore Edgar Allan Poe. Nelle macchine industriali rappresenta la vera creazione di valore aggiunto. La progettazione di una macchina nasconde numerose insidie. È qui che il team di lavoro dei costruttori di macchine, insieme ai sistemi integrator, esprimono tutte le loro migliori competenze, quelle che rendono il mercato dell'automazione italiana un vanto. La posizione di avanguardia dei costruttori risiede nella capacità di creare e riqualificare una macchina, perfezionandone le dimensioni, il design, la potenza, la precisione, la versatilità, la semplicità e l'intelligenza. In questa alchimia che rende consistente il business, ricoprono un ruolo importante le scelte sul tema motion. Ci sono molti aspetti importanti da considerare: ingombro, peso, performance meccatroniche, potenza necessaria e complessità della macchina sono fattori importanti. Ecco cosa valutare nella prima fase. La prima valutazione riguarda i movimenti semplici, che ad esempio possono essere movimento start-stop, movimento di nastrini di alimentazione del pezzo prodotto, controllo della posizione semplice che viene definito base e controllo di velocità di una parte del macchinario. Esistono altre tecnologie in grado di realizzare un movimento semplice, come la pneumatica. Per questo è necessario valutarne i pro e i contro rispetto ad un servo. La programmabilità e la parametrizzazione della velocità e della posizione sono molto più versatili con l'utilizzo del servo. La precisione del movimento è migliore con i servo. La regolazione motion avviene manualmente con la pneumatica, mentre per i servo si effettua la regolazione digitale. I consumi di energia utilizzando l'aria compressa pneumatica sono maggiori rispetto all'utilizzo dei servomotori. Spesso per movimenti precisi vengono utilizzati i motori con tecnologia passo passo. Questi sono caratterizzati da una curva di coppia che cala drasticamente ad alti regimi, solitamente a 1000 giri al minuto. I movimenti che necessitano di una risposta di coppia veloce possono essere penalizzati con i passo passo, così come quelli che necessitano di una coppia costante. Il costruttore si avvantaggerà, quando necessario, della dinamicità del motore servo, assieme alla coppia erogata a tutti i regimi. Anche la disponibilità di taglie con elevata potenza può guidare alla scelta dei servomotori. Le macchine più semplici, quelle che non hanno necessità di utilizzare funzioni avanzate o che non richiedono performance elevate, sono spesso munite di motori asincroni. Tuttavia, le macchine equipaggiate con questa tecnologia non si avvantaggiano delle caratteristiche di una coppia costante dei servo. Gli asincroni, infatti, a differenza dei brushless, hanno una coppia che varia con la velocità di rotazione. Di conseguenza, si assiste frequentemente a sovradimensionamenti degli asincroni alla ricerca di un'area di coppia di lavoro più ampia, senza incappare in disservizi. È bene considerare che decisioni simili aggravano il peso e le dimensioni di ingombro della macchina. Se si necessita di movimenti precisi, la scelta corretta deve ricadere sul servo, poiché l'asincrono ha una precisione alquanto limitata. Costruttivamente, la presenza dei servo di una bassa inerzia rotorica consente una dinamica molto più spinta, spesso necessaria per mantenere la rapidità e la massimizzazione della produttività. Analizzando i costi rispetto alle performance meccatroniche in un'ipotetica scala di valori tecnologici, troviamo che la pneumatica rappresenta il primo gradino ed ha un costo contenuto. Possiamo quindi mettere i motori asincroni, poi passo passo,
successivamente i servo entry, che potremmo definire adatti a movimenti semplici, ed infine i servo avanzati. La soluzione ottimale per movimenti semplici è rappresentata dai motori servo DC Brushless Entry. Questi, non avendo spazzole, hanno una coppia sempre costante. Qualche dato più preciso. I motori DC Brushless Minas BL di Panasonic sono fino al 55% più corti e circa 2/3 più leggeri rispetto ai motori asincroni, risolvendo agilmente le necessità di controllo di velocità o di posizione, come i tipici movimenti semplici, che possono essere ad esempio lo start-stop frequente di un nastrino, di una bilancia e così via. Nel caso si abbia necessità di più precisione, allora si possono utilizzare i motori AC servo. Anche in questa grande famiglia esiste una gamma entry level che permette un grado di accuratezza, precisione e potenza sufficienti, senza passare a prodotti di fascia elevata, nel rispetto delle necessità applicative. Pensando ad applicazioni che richiedono un controllo di posizione, è bene cercare tecnologie che introducano l'utilizzo di filtri anti-oscillazioni, vibrazioni, risonanza, che abbiano una buona risoluzione. Ne è esempio Minas Leaky di Panasonic, un servoazionamento brushless semplice, spesso utilizzato in piccole macchine per il packaging, per l'assemblaggio, per il dosaggio, per l'incollaggio, che non richiedono prodotti complessi, ma efficaci e precisi con costi contenuti. Per i movimenti semplici è tutto, vi diamo appuntamento alla seconda puntata della videopresentazione Servomotore in macchina, come orientarsi nella scelta, dove parleremo dei movimenti complessi.